Temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto da Natalia Minelli in studio. Il romanziere e critico letterario inglese David Lodge ha pubblicato la sua autobiografia, edita in Italia da Bompiani, con il titolo Un buon momento per nascere. Sull'Osservatore Romano del 10 gennaio scorso, la storica e giornalista Lucetta Scaraffia lo ha recensito in un articolo dal titolo Humor e lucidità di uno scrittore cattolico. Abbiamo il piacere di avere la professoressa Scaraffia ai nostri microfoni. David Lodge è l'ultimo dei grandi scrittori cattolici inglesi. La Gran Bretagna ha dato nel Novecento in Italia grandi scrittori cattolici. Lodge, a differenza di altri scrittori, appartiene a un ceto sociale povero, diciamo, un cattolico che frequenta scuole cattoliche di livello un po' basso, e ciò nonostante, grazie al fatto che l'Inghilterra del dopoguerra è governata dai laburisti, concede ai ragazzi meritevoli anche delle classi popolari di studiare, arriverà a diventare professore universitario di letteratura inglese. Quindi i temi sono sempre quelli un po' degli scrittori cattolici da una parte come critico e dell'essere cattolico nei romanzi, di essere cattolico oggi in un paese in cui i cattolici sono una minoranza e in cui soprattutto quello che differenzia i cattolici dagli altri è la morale sessuale. Che tipo di chiesa cattolica attraversa David Lodge in Inghilterra? Intanto la chiesa che lui ha conosciuto da bambino e da ragazzo è una chiesa preconciliare, che è un mondo a parte, che non dava però nessuna educazione religiosa vera, insomma, era una chiesa che si presentava come un compatto sistema normativo e che in cambio di questo sistema normativo consentiva l'appartenenza a un'identità forte, che era quella di essere cattolici. E i giovani che fanno parte di questo gruppo o accettano tutto il sistema normativo, dice lui, oppure se ne vanno. Nei cattolici inglesi non esisteva la pratica molto diffusa nei paesi latini di sentirsi cattolici anche se si contravveniva a qualche regola della morale sessuale, per esempio quella dei contraccettivi o dei rapporti prematrimoniali. Invece per i cattolici inglesi, lui dice, era o tutto o niente. E la sua gioventù è segnata da questa adesione totale. Il suo lungo fidanzamento con la bella Mary, che poi diventerà sua moglie, è un fidanzamento casto in cui loro non hanno mai rapporti prematrimoniali, anche se vivono in una società in cui ormai i giovani cominciano ad averli, soprattutto in un fidanzamento così lungo di giovani autonomi che lavorano, che fanno dei viaggi insieme, insieme degli amici, ma insomma insieme senza genitori. Quindi anche dopo il matrimonio la loro vita sessuale sarà quella di chi usa solo i metodi naturali, che allora erano molto rozzi e non permettevano un vero controllo delle nascite. Quindi hanno 3 bambini in un breve lasso di tempo, cosa che fa sì che Mary non possa più lavorare e cosa che le dispiace molto. Il destino dei cattolici, un po' per scelta, un po' per tradizione, è quello sempre di essere riconosciuti attraverso questa posizione sulla morale sessuale, no? Che cosa ci passa lì dentro alla sessualità e alla castità? Ma intanto perché tutti i protestanti fin dagli anni 30 hanno accettato l'uso degli anticoncezionali e questo distingue fortemente i cattolici, e poi di fatto accettano anche una libertà dei costumi sessuali che invece la Chiesa non accetta mai. E quindi è quello che differenzia più fortemente i cattolici dagli altri cristiani, e questo costituisce quindi una sorta di identità, insomma, che i cattolici nel Novecento si portano dietro. Il Novecento è il secolo delle grandi battaglie per l'aborto, per il divorzio, e la Chiesa dice no a tutte queste battaglie di libertà individuale, mentre invece le confessioni protestanti aprono a queste possibilità.